Cominciare, tanto che le ultimissime persone prendono posto, io comincio e vi saluto. Mi chiamo Elena Pivato, buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui così numerosi. E permettetemi due parole di presentazione di Urban Center Brescia, che è l'ufficio che io rappresento e di cui sono responsabile, assieme al mio collega Giovanni Chinnici, che diciamo, compensa il mio lavoro, mi è complementare in tutto per tutto. Questo è un ufficio che nasce nel 2014, quindi siamo già a 4 anni di attività, all'interno dell'amministrazione comunale, sotto l'area della pianificazione urbana e mobilità diretta da Giampiero Ribolla e con l'assessorato della professoressa Michela Timoni, che qui vi saluto, che è assessore all'urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile. È un ufficio questo che si è dotato di un autorevole comitato scientifico composto da persone del mondo accademico e culturale e che si trovano tutti qui oggi anche in qualità di relatori. I membri del comitato sono Alberto Ferlenga, Benno Albrecht, Michele Pezzagno e Marco Frusca. Con loro abbiamo fatto tantissime belle riunioni, esperienze e riflessioni e loro sono i nostri riferimenti principali per gli indirizzi culturali e per le attività di programmazione delle attività di Urban Center. Urban Center che cosa fa? Ha fatto in questi anni conferenze, mostre, convegni, seminari, ha organizzato e gestito assemblee pubbliche, incontri con la cittadinanza, ha progettato e gestito percorsi di progettazione partecipata sui temi della città, del territorio, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ambiente, ma anche della società, della cultura urbana più in generale. Si è avvalso anche della collaborazione a vario titolo di ricercatori, studenti, tirocinanti che hanno gravitato a seconda dei progetti attorno al nostro ufficio e qui saluto e ringrazio Marco Tononi che è un nostro collaboratore storico, Laura Fondra che avete visto all'ingresso e che ci ha aiutato per la registrazione ma in realtà ci ha aiutato in generale sul convegno sta lavorando con noi e poi un saluto particolare voglio mandarlo a Carlo Turla che è stato prezioso per l'organizzazione di questo convegno. I contenuti del convegno ruotano attorno a delle parole chiave che sono la rigenerazione, la partecipazione, l'economia, i nuovi lavori e anche perché come tutti sappiamo siamo di fronte a un nuovo modo di vedere l'urbanistica, le città non sono più in espansione ma dobbiamo ragionare verso il consumo di suolo zero, le città si ricostruiscono su loro stesse e questa rigenerazione deve avvenire con una particolare attenzione all'identità dei luoghi, del patrimonio, alla cultura delle comunità che abitano nelle nostre città e il tema che ci interessa è proprio quello di riuscire a scatenare, a rilanciare le economie e anche il lavoro. Ma quello che ci è parso interessante nella strutturazione dei contenuti di questo convegno è stata proprio la chiave partecipativa, perché come Urban Center, essendo noi un organismo che vuole porsi come elemento di raccordo tra i cittadini e l'amministrazione e che ha l'ambizione di riuscire a contemperare da un lato le esigenze del territorio e dall'altra le risposte che forse il territorio già in sé contiene e che quindi può offrire. Dicevo, questo è un organismo che tiene molto alla partecipazione, la considera come uno dei propri pilastri identitari. Ed è per questo che abbiamo voluto leggere tutti i temi della rigenerazione urbana che stamattina e anche oggi pomeriggio vedrete illustrati in modo molto autorevole
con i nostri 22 relatori, ci è interessato provare a leggerlo in chiave partecipativa. Ci sembra importante che appunto lo spazio che si dà al cittadino abbia un giusto spazio, e ci sembra importante la partecipazione come elemento che dà un valore aggiunto ai processi di rigenerazione della città. Per quanto riguarda la parte organizzativa del convegno, esso nasce all'interno di Urban Center e struttura i propri contenuti grazie al Comitato Scientifico, e quindi è organizzato da Urban Center Brescia, Comune di Brescia, ma vede subito, fin da subito, una stretta collaborazione con la Fondazione Luigi Micheletti. In particolare un ringraziamento va a Stefania Itolli per il prezioso supporto nella parte amministrativa, logistica e anche di contatti con la stampa, ma un plauso veramente speciale va a René Capovin, che è il responsabile dei progetti per la Fondazione Luigi Micheletti e anche per la Fondazione Musi, che è il museo per l'industria e per il lavoro, al quale bisogna riconoscere la sua insistenza quando ha intravisto nella possibilità di svolgere questo convegno un importante momento di riflessione all'interno di un progetto più grande che con René abbiamo portato avanti a partire dal 2014 e che si chiama Moving Culture, Cultura in Movimento. Il convegno si inserisce in Cultura in Movimento, che è un progetto che afferisce a un bando della Fondazione Cariplo, ed è grazie a questo bando che abbiamo finanziato tutta l'organizzazione. Un progetto che ha visto la partecipazione di diversi partner delle realtà bresciane, tra cui, oltre Comune di Brescia e Fondazione, abbiamo la Fondazione Brescia Musei e la società Brescia Mobilità, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'impresa sociale Ambiente Parco. Tutti questi partner insieme cosa hanno voluto fare? Costruire un circuito di comunicazione cittadina per diffondere il più possibile la produzione culturale di Brescia, anche attraverso canali non consueti quali quelli della mobilità pubblica, e quale luogo migliore poteva essere quello della nostra nuova bellissima metropolitana. Quindi lì abbiamo fatto degli eventi performativi, abbiamo fatto attività di comunicazione sugli eventi culturali della città, ma ci siamo anche detti occorre una riflessione proprio sul rapporto tra cultura urbana e infrastrutture, e questo convegno sicuramente è una degna conclusione di questo progetto bellissimo che ci ha visti protagonisti sino a qui. Tornando ai doverosi ringraziamenti specificatamente per questo convegno, devo citare e ringraziare i patrocinatori dell'iniziativa, in primis la Fondazione ASM, ma anche le università, l'Università degli Studi di Brescia e l'Università IUAV di Venezia, che è rappresentata oggi da diversi componenti e relatori. Inoltre devo ringraziare le associazioni che hanno patrocinato, quindi Audis, Associazione Aree Urbane Dismesse, Urbing, e poi anche Moca come contenitore di questa bella iniziativa. Moca è il nome di questo palazzo, ma è anche il nome del Centro per le Nuove Culture, perché in questo palazzo ci sono diversi soggetti che a vario titolo propongono alla città eventi di natura culturale. Infine, ma non per ultimi, i due ordini professionali degli architetti e degli ingegneri di Brescia, che oltre a patrocinare hanno messo a disposizione l'accreditamento, quindi per tutti coloro che hanno necessità di avere crediti formativi ci sono fuori i registri che voi sapete sono da compilare all'ingresso e all'uscita e che permetteranno di avere questi crediti.
Come vi ho detto, io coordinerò i lavori di questo convegno, che è diviso in quattro sezioni. La prima parte è più teorica ed è dedicata alle riflessioni sulla rigenerazione urbana. La seconda parte della mattina invece vedrà l'illustrazione di due esempi significativi di rigenerazione urbana, significativi per la loro complessità, e poi avremo modo di capirlo, mentre nel pomeriggio ci occuperemo più di partecipazione, sia attraverso i protagonisti, sia attraverso una tavola rotonda che vedrà un confronto tra l'amministrazione, gli ordini professionali e le università. Passo la parola quindi adesso all'assessore Michela Tiboni per il suo primo intervento su Brescia e rigenerazione. Grazie.